La seconda domenica dopo Natale ci ripropone il grande prologo di San Giovanni, una meditazione profonda e sublime sulla realtà di Dio che si è fatto conoscere, la parola, il logos, la relazione fra Dio e Dio fra il padre e il figlio si comunica all'umanità. Il dialogo intradivino si estende al mondo, alla storia. Dio rivela se stesso, si fa conoscere e parla agli uomini come amico. Si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, condividendo la nostra umanità abitando la nostra casa, facendosi come noi inquilino di questo mondo, condividendo la nostra storia e la nostra debolezza. Il tema della liturgia odierna vuole però insistere su questo progetto di Dio. Logos significa anche progetto. Non è semplicemente la parola, è il pensiero, è la parola pensata, è il progetto eterno di Dio, è il piano della salvezza che si fa uomo in Gesù. Allora si parla di un mistero che era nascosto ma è stato rivelato. Così dice l'Apostolo scrivendo agli Efesini. C'è un progetto di Dio. Mistero vuol dire anzitutto piano, progetto, che era segreto, ma adesso non è più nascosto. Ci è stato rivelato, Dio si è fatto conoscere, il progetto del suo volere ci è stato svelato. E noi lo abbiamo accolto. Natale è festa della rivelazione, non è semplicemente il tempo degli affetti, delle coccole per un bambino eh, tenero che muove alla compassione, ma è la contemplazione di un progetto eterno di Dio, di una condiscendenza. Dio è sceso per stare con noi. Per Aiutare la comprensione di questo grande progetto condiscendente di Dio, ci viene proposta nella prima lettura una pagina ancora del Siracide. Già domenica scorsa abbiamo letto alcuni consigli morali di Bensira. In questa seconda domenica, dopo Natale, ci è proposto il capitolo 24. Un testo molto importante, forse il più importante del Siracide, un inno alla sapienza. Proverbi 8 è stato il modello teologico e letterario che ha generato nella Bibbia diversi altri poemi in cui la sapienza è personificata e parla. Il capitolo 24 del Siracide? è servito certamente a San Giovanni come modello letterario per il suo prologo e quindi proporlo nella stessa liturgia ci aiuta a confrontare i due testi. Il Siracide presenta dunque la sapienza come una signora che parla ed elogia se stessa. La sapienza trova il proprio vanto in Dio e in mezzo al suo popolo proclama la propria gloria. Apre la bocca nell'assemblea dell'Altissimo, cioè in un contesto liturgico. Bensira immagina la sapienza nel Tempio di Gerusalemme quindi nel luogo sacro per eccellenza della liturgia, dove è presente il Signore. In mezzo alle schiere liturgiche e al popolo radunato in assemblea, la santa assemblea, la sapienza parla di sé, parla delle proprie qualità dice di essere uscita dalla bocca dell'Altissimo e di avere coperto la terra come una nube. Che cosa esce dalla bocca? La parola. E immaginate una giornata fredda, quando si parla si vede il proprio alito, come una specie di nuvola che si espande. Il Signore, parlando all'inizio della creazione, ha fatto uscire da sé la parola, ha generato il Verbo, che come una nube ha coperto la terra. È immagine dello Spirito, la nuvola che copre e feconda. La sapienza è in qualche modo prefigurazione del figlio eterno di Dio. È il creatore del mondo. Con la parola Dio ha creato tutto. La parola è Dio stesso, è Dio figlio, parola di Dio padre. E oltre ad avere creato il mondo insieme al Padre, ha posto dimora in Israele. Il creatore dell'universo mi diede un ordine e mi fece piantare la tenda in Giacobbe. In Israele ho messo le mie radici. Il verbo piantare la tenda è lo stesso che adopera San Giovanni nel prologo, quando dice che il verbo venne ad abitare in noi, eschenosen, dice il testo greco, piantò la schene, la tenda, si attendò in noi, fra di noi, ma la tenda è una metafora liturgica, era la tenda della presenza nel deserto, quando il Signore accompagnava Israele nel cammino verso la terra promessa. La tenda è rimasta immagine nel santo dei santi, il Tempio di Gerusalemme. Lì abita il Signore. E ancora noi oggi chiamiamo tabernacolo. Ledicola dove è contenuto il Santissimo Sacramento, ma tabernacolo è termine latino che vuol dire tenda. Il Signore abita in mezzo a noi, ha piantato la tenda in Israele, cioè ha condiviso la vicenda del popolo in previsione di condividere totalmente l'esperienza umana. Quindi la Sapienza, secondo il saggio Siracide, ha scelto Israele e si è accampata in mezzo al popolo. Prima dei secoli sono stata generata, dice la Sapienza, e nella tenda santa ho officiato. La liturgia è opera della Sapienza. Nella città che egli ama mi ha fatto abitare. Il mio potere, continua la sapienza, è in Gerusalemme. Le mie radici sono in mezzo a un popolo glorioso. La mia eredità è nella porzione del Signore, in quella parte eletta, l'assemblea dei santi, la chiesa dei santi è la dimora della sapienza. Questa espressione tipica di un movimento giudaico che chiamiamo dei Kassidim è entrato nel linguaggio cristiano. Il termine assemblea in greco è ecclesia. Ecclesia, chiesa in italiano. È la parola con cui i cristiani si sono identificati e si sono chiamati santi, santi per vocazione, santi perché santificati dall'opera di Dio. L'assemblea dei santi è la dimora della sapienza. Effettivamente il Verbo di Dio si è fatto carne e ha fatto di noi l'assemblea dei santi in cui egli abitualmente Dimora, accogliamolo ad abitare con noi e abitiamo noi con lui, condividiamo la casa con il creatore del mondo.